L'Abruzzo viene sempre visto come un paese che dà scarse possibilità rurale, secondo me è uno sbaglio, secondo me invece è un paese che dà tanto, forma i ragazzi, forse non li fa ancora comprendere le loro potenzialità. Ai suoi tempi, quando era ragazzo, c'erano premi così? E No, assolutamente no. No, io non lo ricordo. perché non c'era? Ma diciamo, questa è una domanda alla quale dare una risposta è impossibile. Il mondo cambia rapidamente, quindi immaginiamo, io con la mia età, insomma, direi che parliamo almeno di 40 anni fa, ed era un altro. Il tutto si viveva soprattutto nell'ambito del sistema paese, non si vedeva il mondo in chiave globale. Come le è venuto in mente questo premio? Perché questo è il premio alla 14ª edizione, l'ho iniziato nel 2008, sarebbe piaciuto un mentore all'epoca che non ho avuto, quindi quando poi sono emigrato all'estero, un po' come mio nonno fece all'epoca, lui fece il minatore, io ho avuto un'esperienza per fortuna migliore, quando sono tornato ho detto vorrei essere quella persona che avrei voluto ci fosse quando ero studente. Insomma, una volta il salto nel buio non si riusciva ad immaginarlo. Adesso la Confindustria, insieme al dottor Vincenzo De Nicola, sono anni che porta avanti questo discorso. Sì, diciamo che intanto questo è un premio molto importante, soprattutto perché l'ideatore è una persona che ha avuto un successo molto importante nella sua vita, sia da studente che adesso professionale. Insomma, ricordo che Vincenzo Nicola è responsabile tecnologico di INPS. L'obiettivo di questo premio è far capire loro che hanno valore, hanno talento e far comprendere che possono davvero ambire a qualcosa di più, possono crescere e questo è l'obiettivo che dà questo premio. Abbiamo avuto in passato ragazzi che sono stati campioni in matematica e si stanno facendo valere in Europa e nel mondo. L'obiettivo che vorrei in questi ragazzi che oggi hanno partecipato, oggi e ieri hanno partecipato, è far capire che loro possono emergere, possono volare alto, come un po' dice anche l'inno abruzzese, vola, vola, vola.